Che vi piaccia o meno, questo è il nuovo corso stilistico Volkswagen, debutta su questa nuova Arteon ed arriverà presto su tutti i modelli della casa di Wolfsburg. Uno sguardo banditesco, così lo definisco io, nella zona frontale. In realtà devo dire che è un bel mix fra eleganza e sportività, riprende un po' quello che è stato fatto con la vecchia Passat CC, ma vengono introdotti nuovi concetti di comfort e soprattutto tutta la tecnologia del mondo MQB. Io lo chiamo mondo perché non è solamente ferro che va a comporre il telaio, ma è anche tecnologia di stampaggio e soprattutto sono tecnologie che permettono di viaggiare molto sicuri. 4 metri e 86 di lunghezza, 2 metri e 84 di passo, la vettura appoggia su cerchi, in questo caso da 20 pollici, ma soprattutto ha uno sguardo davvero molto riconoscibile, con queste linee orizzontali cromate che si susseguono andando a estendersi fino al faro, dove diventano a un certo punto fascio luminoso a LED. Questa è la freccia e sotto invece, lo vedete, si illumina andando a circondare un faro che è full LED matrix in questo caso, ed è in grado di disegnare il profilo luminoso non solo sulla base di chi sopraggiunge e di chi precede, ma anche sulla base della forma che ha la curva che stiamo andando ad affrontare. È veramente un macchinone, ha delle dimensioni molto importanti, non solo è lunga 4,86 m come vi dicevo, ma è larga anche 1,87 m, alto 1,42 m, quindi dimensioni molto importanti, ma allo stesso tempo nella zona posteriore si è lavorato sodo per renderla un pochino più leggera. Da questo punto di vista questi gruppi ottici fanno un ottimo lavoro, con la parte luminosa che ricorda un po' quella anteriore, un profilo abbastanza schiacciato, questo profilo che viene integrato direttamente nella carrozzeria, e poi la parte bassa dove spicca un piccolo estrattore d'aria molto elegante, e poi il doppio scarico, purtroppo come al solito finto, ma devo dire molto ben disegnato e soprattutto allineato a tutti i modelli della nuova Passat CC, che ora si chiama Arteon. Tantissime le cromature vanno a circondare il profilo dei cristalli, ma anche la parte bassa, la vedete, la minigonna è fatta con questa risultanza cromatica, come del resto il fregio in cui viene integrato anche la sigla del modello, e anche la calotta dello specchietto viene verniciata in questo modo. Notevole la dimensione dei cerchi, la pinza invece è un monopompante, ma con un pompante davvero generoso nelle dimensioni. Io direi che però è venuto il momento di andare a vedere com'è fatta dentro, perché ci sono tantissime novità, mi dicono essere molto spaziosa. Andiamo a vedere. Partiamo come al solito dal pannello porta, il disegno è abbastanza moderno, nulla di eccezionale, i materiali sono morbidi nella parte alta, bellissima questa finitura spazzolata in alluminio, e poi la pelle che viene utilizzata nella zona centrale è davvero molto buona. Bella anche la pelle dei sedili, ampia la seduta, non troppo sportive ma comunque presenti le sponde, con questo abbinamento cromatico che è un po' da tedesco, ma comunque poi è personalizzabile ovviamente sulla base dei vostri gusti. Chiudiamolo la porta, vediamo subito una strumentazione che devo dire è molto completa. Simula molto bene in questo display da 12,3 pollici la strumentazione analogica, volendo ovviamente può comparire anche la mappa, come un po' in stile Audi, con gli strumenti che vanno a ridursi nella dimensione. Lo sviluppo della plancia direi assolutamente orizzontale, con le prese d'aria, con le bocchette dell'aria che vengono integrate nella zona mediana. Ritroviamo la finitura in alluminio spazzolato qui al centro, e poi troviamo questo schermo da 9,3 pollici con comandi gestuali e ovviamente anche con sensore di prossimità della vostra mano, che è davvero molto completo sia per quanto riguarda il software, che ospita Apple CarPlay, Android Auto e anche Mirror Link, ma anche tantissime altre funzionalità del mondo della rete, perché lo vedete, attraverso una scheda 3G questo sistema viene connesso al mondo esterno. Per quanto riguarda la climatizzazione, la troviamo nella parte bassa, in questo caso abbiamo il cambio di ESG, disponibile solo questo in Italia. Qui troviamo anche il pulsantino dei driving mode, degna di nota la presenza della sigla 4Motion, perché siamo di fronte ad una vettura dotata di trazione integrale. Andiamo a vedere come si sta dietro, perché è veramente molto comoda, sedile regolato sulla mia posizione, guardate quanto spazio ho, davvero business class per 4 persone più 1, tantissimo spazio per le gambe, ottimo lo spazio anche per la testa, lo vedete, non tocco, e anche per le spalle si sta davvero molto bene. L'impianto di climatizzazione trova posto anche dietro, qui nella parte bassa trova posto anche una presa 220 volt più una 12 volt tradizionale e la porta USB. Solamente chi si siede al centro farà un pochino fatica, la parte alta di questo tunnel centrale comunque è piuttosto stretta, per cui direi che si sta comodi in modalità C+1. Andiamo a vedere infine il bagagliaio prima di andare a guidarla. 563 litri che diventano 1557 abbattendo gli schienali posteriori in modalità 40-60 con la porticina centrale. Guardate quanto ben organizzato è questo vano bagagli, volendo c'è dello spazio anche qua sotto per la ruota di scorta. La soglia
d'accesso non è troppo alta, ma comunque il differenziale tra appunto la soglia d'accesso e il pavimento del bagagliaio è piuttosto marcata, ma comunque non dà grande fastidio. Andiamo a chiudere il portellone e direi che è venuto il momento invece di andare su strada per vedere come va questa nuova Arteon. Andiamo. Per la prova della nostra Arteon non potevamo che partire da un'autostrada tedesca in cui non c'è il limite di velocità. Ho messo il cruise control, si riesce a settare fino a 210 km/h, limite oltre il quale il sistema di autoguida, di pilot assist, non è più in grado di intervenire autonomamente. Ecco perché il cruise control attivo viene fissato ad una velocità massima di 210 km/h. Funziona davvero benissimo, è predittivo, quindi è in grado da un lato di accelerare e frenare sulla base di chi ho davanti, ma è anche in grado di leggere la strada attraverso la mappa e attraverso il GPS, quindi ovviamente sa precisamente dov'è la vettura, ed è in grado di adattare la velocità della macchina sulla base della curva che andrà a percorrere. Quindi un cruise control evoluto che si combina ad un sistema in grado anche di leggere la vostra stanchezza e anche la possibilità, ovviamente remota, che voi sveniate o che abbiate un malore e che vi dobbiate, che appunto la vettura debba soccorrervi. Come interviene? Prima dà degli strattoni e poi frenando in modo violento sui freni, e poi una volta che capisce che non ci sono più possibilità per voi di recuperare la vettura, cerca di frenare autonomamente parcheggiando sulla destra della strada. Davvero niente male, molto sicuro questo sistema. Nel gruppo Volkswagen l'avevamo già visto anche sulla Q2 ed oggi si presenta anche qui sulla nuova Arteon, quindi veramente da un punto di vista tecnologico questa vettura ha di tutto e di più, è davvero molto sicura, ma allo stesso tempo è anche una vettura in grado di andare molto forte, soprattutto con questa motorizzazione 2000 TDI da 240 cavalli. Avete visto super accelerazione. Strada di campagna, la vettura in questo momento il limite è a 100 km/h, la vettura sa che più avanti ci sarà un limite di 50, inizia a rallentare, ma soprattutto imposta la velocità sulla base di quello che abbiamo di fronte. Quindi nel momento in cui abbiamo una curva che ovviamente non si può percorrere a 100 km/h, la nostra Arteon rallenta il passo per permetterci di affrontare questa curva in tutta sicurezza. Ovviamente l'impostazione non è sportiva, non è pensata per permettervi di percorrere questa curva al limite, vi fa fare la curva esattamente ad una velocità che il sistema, attraverso la lettura della strada con il GPS, ritiene sicura. Il sistema è anche in grado di rilevare la presenza ad esempio di rotatorie, è in grado di rilevare la presenza di incroci, andando ad adattare appunto la velocità sulla base di questa cosa. Qui abbiamo un cartello dei 70, adesso la vettura la leggerà, infatti sta alzando autonomamente la velocità per portarci al limite imposto in questo tratto di strada. Davvero molto intelligente, molto furbo come sistema, permette qualche distrazioncina alla guida, lo sappiamo, bisogna essere sempre attenti sulla strada, soprattutto per vedere cosa c'è di fronte, ma questa vettura ha sensori, ha telecamere, ha radar di distanza che permettono di permettersi qualche distrazione. Per quanto riguarda la seduta, è molto comoda, è ampiamente regolabile in tutte le direzioni, anche a livello tecnologico ritroviamo un po' tutto quello che abbiamo già visto sulla Passat, per cui quasi niente di nuovo se non il nuovo display da 9,2 pollici con le gesture. Riusciamo a pilotare il nuovo sistema multimediale, davvero molto ricco, c'è Apple CarPlay, c'è Android Auto, c'è Mirror Link, insomma si può connettersi con il proprio smartphone in ogni modo, e soprattutto si riescono a pilotare tutte le funzionalità attraverso i comandi della mano. Molto tecnologica anche la disponibilità della strumentazione completamente digitale, ci si fa un po' l'amicizia dopo un po', ci sono tanti tasti sul volante che pilotano la strumentazione, non è bellissima come quella dell'Audi, ma è comunque molto completa e davvero
ben fatta. Mi piacerebbe moltissimo fare una partenza stile Formula 1, ma ovviamente non posso, c'è un sacco di traffico e siamo in pieno centro abitato, per cui direi di evitare, ma questa Passat CC sarebbe in grado di passare da 0 a 100 in 6 secondi e mezzo, arrivando a 245 km orari molto velocemente. L'avete visto prima nella parte di autostrada, insomma anche nella parte di accelerazione, è davvero incredibile come una macchina di 1828 kg, grazie al suo cambio di ESG a 7 rapporti, grazie ai 500 Nm di questo motore da 240 cavalli e la trazione integrale, riesca a muoversi così velocemente anche partendo da fermo. A controllo elettronico sono anche le sospensioni, variano la taratura sulla base del driving mode che andiamo a selezionare, e devo dire che non è davvero niente male, perché grazie appunto anche a questi ammortizzatori il peso sparisce nelle curve più lunghe, mantenendo un rollio davvero poco accentuato, e anche nelle fasi di frenata è vero la macchina tende un pochino ad abbassarsi, ma non è mai fastidioso, anzi fa sentire molto bene quello che passa sotto le ruote, grazie anche a questo sterzo che è a taratura variabile, che non è davvero niente male. Ci hanno detto che chi ha progettato questo sterzo viene da Porsche, e devo dire che si sente, perché è uno sterzo molto efficace, lavora bene, fa sentire appunto, come vi dicevo, bene quello che passa sotto le ruote. Ovviamente non si tratta di una vettura sportiva, nonostante i 240 cavalli, nemmeno la versione benzina da 280 cavalli è una macchina con la quale fare dei traversi chilometrici, anzi devo dire che è veramente una delle auto più stabili che possiate mai guidare. Non nasce per essere una vettura sportiva, questo è ben chiaro, sin dalle prime battute del comunicato stampa loro parlano veramente di una vettura molto comoda, di una vettura molto stilosa, di una vettura che comunque è in grado di assicurare buone prestazioni, ma non è certamente la vettura con la quale affrontare i curvoni della pista di Imola. Quindi se cercate vera sportività, forse non fa il caso vostro. Questa è una vettura che riesce a mettere insieme molti mondi, quello del comfort di bordo anche alle altissime velocità, e anche quello comunque di una discreta guidabilità su strada in tutte le condizioni, con un occhio di riguardo davvero molto ampio per la sicurezza attiva. Lo scarico della 280 cavalli, il modello di punta, è assolutamente vero, incredibile, invece quella della 240 cavalli a gasolio, sempre nell'allestimento sport, lo vedete, è finto. Beh, è una scelta stilistica, noi ci scherziamo sempre su questa cosa, ma permette di uniformare lo stile di tutte le vetture a partire da 150 cavalli per arrivare a 280 cavalli, e devo dire che in questo caso è anche davvero molto ben fatta da un punto di vista estetico. Si parte da 46.500 euro, si arriva a 55.300 euro nelle versioni top di gamma, due gli allestimenti disponibili, Elegance o Sport. L'Elegance lo troviamo da 150 a 190 cavalli, lo Sport lo troviamo da 190 cavalli in su, una versione baricentrica la troviamo a circa 50.100 euro con la versione DSG da 190 cavalli in allestimento Sport. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!